Ben ritrovati amici di Strade d'Abruzzo, oggi facciamo un numero speciale, è il penultimo dell'anno perché poi la settimana prossima saremo tutti insieme a passeggiare e a fare un brindisi alla stagione 2022 con tutti gli amici del gruppo. Oggi saluto con grande piacere Marta Bastianelli, la campionessa abruzzese, lo possiamo dire Marta, dai. Abruzzese del ciclismo e con me c'è Luigi Di Giosia, ciao Luigi, ancora in borghese per l'ultima volta? Spero. Noi vi faremo rivedere, intanto un saluto a Nicole e agli amici degli Alpini che ci accompagnano con Donatello Ricci, quello che è stato il campionato italiano di qualche anno fa, il circuito dello Strampalone vinto da? Marta Bastianelli. Vinto da Marta Bastianelli. Allora Marta, intanto che stagione è stata per te questa? Ma sicuramente è stata una bellissima stagione, e, insomma, sono felice di quello che è stato, 7 vittorie, una classifica generale, molti piazzamenti e nulla, siamo appunto felici di tutto questo e ci avviamo per la prossima. Tra l'altro hai appena firmato il contratto, quindi continuerai un altro anno ancora. Sì, diciamo che sarà un mezzo anno, nel senso che arriverò ad un punto dove poi decideremo con la squadra dove sarà, diciamo, dove sarà la mia fine di carriera. E, sono serena e vediamo cosa verrà. Un mondiale, un europeo, i titoli italiani, non potevi chiedere di più. Ma sì, manca soltanto un'altra piccola classica, però insomma quello che è stato sicuramente è stata una bellissima carriera, quindi sono felice di questo e mi voglio godere il meglio. Luigi, che dire di Marta? Con Marta stai col ciclismo che conta, quindi è solo un piacere averla vicina, averla qui e fare delle uscite insieme e quindi essere amica sua, quindi è una grande atleta, ma è una grande persona. Che parte dell'Abruzzo è quello che andremo a vedere oggi con Marta? La parte teramana, diciamo i comuni che sono interessati è Notaresco e Castellalto, quindi credo anche Cellino dall'altra parte, ed è il circuito appunto che vinse Marta il campionato italiano degli elite donne. Marta, partiamo, mi raccomando, attento Donatello, mi raccomando, piano piano perché non sono forte come te, piano piano, mi raccomando. Wanna believe that you don't have a bad bone in your body, but the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're choking on your fears, already told you I'm right here. Marta, noi da qui iniziamo il circuito, quello che è stato, che ha caratterizzato il campionato italiano che hai vinto tu. Però prima di parlare del campionato italiano, con te vorrei ricordare forse il giorno più bello della tua carriera, quel mondiale. Sì, allora, diciamo che è stata una gara bellissima. Quel giorno. Ricordiamo dov'era? A Stoccarda, nel 2007 e nulla, è stata una bellissima gara perché è stato il coronamento di un anno di tanti piazzamenti, era il primo anno da professionista, quindi avevo appena 20 anni, una grande responsabilità per me, però vissuta alla grande, quindi sicuramente una giornata indimenticabile e un'emozione immensa. 2007 il Mondiale di Stoccarda, 2022 il sogno Marta per vincere una grande classica che ti manca nel 2023, nel mezzo tantissimi anni, 15 anni, anche 16, di lavoro e di professionismo. Qual è il segreto?
Ma sicuramente tanta determinazione, tanta, diciamo, forza di volontà, tanta grinta e cattiveria che ci serve sempre, e sicuramente la famiglia è un aiuto che ci vuole per tutto quello che viene. Marta Bastianelli, dopo il Mondiale, ha vinto anche tante corse importanti, mi viene da pensare, proprio nel giorno di Alberto Bettiol, il Giro delle Fiandre, ma anche la maglia di campionessa europea. Partiamo dall'Europeo. Ma l'Europeo anche è stata una gara bellissima, una gara dove la Nazionale ha creduto tanto in me, fin dall'ultima fuga con la Longo Borghini e la Van der Breggen. E nulla, diciamo che appunto è stata una gara che ci ha emozionati a tutti, perché è stata vissuta e creduta fino alla fine. Quel giorno, Marta, è stata un po' forse uno dei punti più alti della tua carriera? Ma sì, anche lì il coronamento di una grande stagione e appunto un qualcosa in cui si credeva tutti, e io per prima, e ho seguito alla regola tutto quello che mi è stato detto di fare dalla Nazionale, e quindi abbiamo, diciamo, semplicemente firmato una giornata stupenda tutte noi. Tra un po' andremo a ricordare proprio il campionato italiano che hai vinto su queste strade e il Giro delle Fiandre. Prima però, Marta, ti vorrei chiedere: che consiglio si sente di dare alle giovani atlete che sognano di diventare come Marta Bastianelli? Negli ultimi anni il ciclismo femminile sta andando molto forte. Sì, diciamo che ci vuole tanta, diciamo, determinazione, e ci vuole tanto sacrificio, ci vuole, insomma, il supporto sicuramente della famiglia, e dopodiché credo che tutti questi ingredienti siano necessari per fare un grande campione nello sport prima che nel ciclismo. Allora, noi continuiamo il nostro viaggio sul percorso di quello che è stato il campionato italiano che hai vinto. Tra un po', Marta, torneremo a parlare di quella giornata e del Giro delle Fiandre. Oggi la nebbia, Marta, non ci aiuta a far vedere il paesaggio, questo splendido paesaggio della zona del Teramano, ma qui alle nostre spalle c'è Atri, inizia la salita di Atri, una città bellissima che tra un po' Alvaro ci racconterà con Luigi. Ti volevo chiedere, Marta, ma Roberto De Patri ce la facciamo a rimetterlo in bici? È una bella domanda questa. No, dai, spero di sì, nel senso, lui ovviamente adesso con il lavoro è molto impegnato, ha, diciamo, delle responsabilità abbastanza elevate, quindi capisco anche il suo ruolo, e il sabato e la domenica pedala con i suoi amici, ha la sua andatura, non vuole stare con me, e però sì, è sempre comunque innamorato di questo sport, quindi lo vive comunque bene. Sai perché ti chiedo questo, Marta? Perché farebbe piacere che tu raccontassi ai nostri amici abruzzesi e agli amici che ci guardano all'Italia con Bike Channel
Quando è diventata abruzzese Marta Bastianelli? Ma io sono diventata abruzzese nel 2011, quando ci siamo conosciuti, mentre lui era nella Vini Fantini, erano in ritiro a, diciamo, proprio a Pescara. Noi era, per noi donne era il primo anno che la squadra faceva anche il femminile con, sotto lo stesso nome, e quindi diciamo che questo connubio Cipollini ci ha unito un po', e da lì è partita la nostra storia. La storia che ha fatto diventare abruzzese doc Marta Bastianelli. Tra un po', Marta, andremo a fare la salita che ci porta proprio a casa tua, perché oggi ti accompagniamo su a Guardia Vomano, dove si è deciso un po' il campionato italiano. Faremo il pezzo duro il 24%, questo lo dico subito anche a Donatello, così Donatello dovrai soffrire un po' anche tu in salita. Luigi, Atri alle nostre spalle, tra un po' Alvaro ce la racconterà, però possiamo dire che è una città d'arte tra le più importanti del nostro Abruzzo. Ma sicuramente, è una città che ha antiche tradizioni, quindi... Poi è anche una città fatta molto spesso dai ciclisti, perché ci sono più versanti, c'è il versante di Fontanella, che è questa, appunto, questa strada qui. Con i calanchi stupendi. Con i calanchi che sono stupendi, quindi c'è da farla anche in mountain bike sui calanchi, che è una cosa bellissima da vedere, e dico, forse Alvaro ce la descrive meglio di me. Atri, città preromanica, bella, ricca di storia, di chiese, ne abbiamo tante di cose belle. E la natura, l'oasi dei Calanghi, famosa, bella, è una città d'arte in cui ogni anno ci sono una varietà di eventi, spettacoli e altri è da vedere. Tra l'altro oggi non ci sono con noi, ma perché avevano paura di Marta, non peraltro, Tonino, Matteo, Ivo, il prof, perché avevano paura di Marta in salita, e quindi noi non andiamo ad Atri, ma andiamo verso Guardia Vomano, così magari potevano venire con noi, no Luigi? Ma credo proprio sì. Salutiamo con grande piacere, andiamo verso Guardia Vomano e racconteremo tra un po' con Marta il campionato, quel 2019, con il campionato italiano vinto su queste strade e il Giro delle Fiandre nel giorno storico per l'Italia con Alberto Bettiolla. Andiamo. Marta, campionato italiano, abbiamo appena fatto lo strappo al quasi al 20%. Sì, è stato, diciamo, lo strappo un po' determinante della gara. In quella circostanza è stato fatto 3 volte, e quello che richiamava un po' lo strappo del Fiandre, diciamo che era un po' quello l'annata, quindi abbiamo voluto un po' fare un copia e incolla, anche se qui non è semplice, però... Diciamo che l'organizzazione della gara è voluta da mio suocero Adriano De Padre e da tutta la famiglia, ci teneva che insomma si facesse bene, e il percorso l'ho disegnato io, anche se purtroppo venivo da un periodo un po' buio perché avevo avuto dei problemi al ginocchio, avevo saltato il Giro d'Italia, quindi diciamo che questo campionato italiano è stato un po' un punto interrogativo, ma che in realtà poi... si è rivelato
una bellissima giornata. 2019, Fiandre, campionato italiano, Marta, partiamo proprio dall'aver vinto a casa tua. Sì, appunto, diciamo che vincerlo in casa, un campionato italiano, in generale una gara di per sé non è mai semplice, in più un campionato italiano, ancora di più le responsabilità, la gente, tutto quello che c'è dietro è sempre un po' compromettibile, però sai, c'è da dire che quando si è abituati un po' a tutto quanto non è così difficile. Io l'ho vissuta con tranquillità, sapevo che quello che comunque veniva era un successo. Poi battere Lisa Balsamo in volata non è facile, eh? Se lo vedo adesso lo dico ancora di più, magari qualche anno fa era un pochino più semplice batterla, adesso inizia a essere veramente dura. Quanto è stato bello invece il Fiandre nel giorno storico per l'Italia con Alberto? Sì, anche il Fiandre è stata una gara da coronare per l'Italia, dove tutto il Belgio era quasi in lutto, perché comunque, sai, per loro è come un mondiale. E quel giorno è stato vissuto veramente alla grande per noi. Siamo arrivati a Guardia Vomano, Marta, ti stiamo accompagnando a casa, però prima di salutarci ti vorrei chiedere il sogno Parigi-Roubaix. Sì, un sogno che spero si possa avverare. È un bellissimo, una bellissima gara, una classica che mi piacerebbe prendere come riferimento quest'anno e magari metterla anche quella nel sacco dei miei successi. Andiamo a casa di Marta, accompagniamo la campionessa. Noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di accompagnare Marta Bastianelli a casa, tra l'altro, guardate, avete visto con Donatello, bandiere e striscioni e anche il simbolo del Giro delle Fiandre a casa di Marta. Marta, intanto ti ringraziamo. Grazie. Per averci, per essere stata con noi in questo numero di Strade d'Abruzzo. Prima di salutarti ti vorrei chiedere di esprimere un giudizio, un voto alla tua carriera, te lo vuoi dare tu? Io sono sempre molto pessimista con me stessa, mi do un 8. Luigi, che voto da Marta? 10. È di parte. No, non è di parte perché, insomma, hai detto che dal 2011 sei abruzzese, quindi noi ti reputiamo abruzzese al 100%, avere una campionessa del mondo, d'Europa, d'Italia e aver vinto la classica per eccellenza che è il Giro delle Fiandre è da 10, Marta, perché la storia dice che in Abruzzo sei la numero uno. Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie per avermi accolto in questa vostra regione così e per me è molto, molto bello pedalare qui, mi trovo bene, lo racconto sempre a tutti, quindi cerco sempre di portare questa terra anche oltre confine perché a volte ci conoscono poco, sono stata a Campo Imperatore a fare altitudine e da tutte le foto che mettevo qualsiasi persona mi scriveva dove fossi, dove era questo posto e credo che con un pochino più di valutazione di tutto questo possiamo arrivare veramente ai livelli del Nord Italia. Quindi insomma sono felice di essere qui e ovviamente una parte del mio cuore è sempre nel Lazio, vicino Roma, dove comunque sono nata, però anche loro sanno che qui mi trovo bene e quindi sono felice anche loro di questo. Guarda, hai parlato di Campo Imperatore con Luigi, con il presidente Marsilio, con il senatore Guido Liris e con gli amici di Strade d'Abruzzo, siamo andati proprio a fare una puntata dove arriverà la tappa 2023
vincitore del Giro d'Italia. Con noi c'era Luigi Faccio, il direttore della scuola sci Gran Sasso, se sente le tue parole. Si comincia a riarrabbiare, ma perché? Perché la pensa come te all'ennesima potenza. Quindi il Gran Sasso va sviluppato, il Gran Sasso è la perla, è un diciamo così, è un posto del nostro Abruzzo che va valorizzato, e il Giro d'Italia il 2023 aiuterà. Luigi, noi abbiamo fatto vedere una parte dell'Abruzzo Teramano con Marta Bastianelli che ha pedalato con noi, non c'è il prof Paolo Di Ruscio che è al lavoro. Le conclusioni di questa puntata è di Luigi Di Giosì, è la prima volta per te. Io ti ringrazio, non sono sicuramente il professor Di Ruscio. Io l'unica cosa che posso dire è che questo borgo dove noi siamo, che è Guardia Romana, un borgo veramente bellissimo. E visto che siamo qui, mi viene subito in mente di ringraziare e di citare anche la famiglia De Padre, dove Marta è entrata a far parte ormai da diversi anni, perché quando si parla di De Padre si parla di ciclismo. A partire da Adriano, da Roberto, da Francesco, eccetera, eccetera, sono anche dei grandi organizzatori di manifestazione. L'ultima è stata fatta proprio domenica da questa associazione sportiva che hanno loro, che si chiama Vomano Bike, ed hanno fatto la terza tappa del Giro d'Italia di ciclocross, quindi sono delle persone molto molto attive. Voglio anche aggiungere che da queste parti a breve avremo anche, tornerà il ciclismo che conta, come tu sai. Noi ogni anno cerchiamo di portarlo e stiamo cercando di non mollarlo. Allora facciamo una cosa, Luigi, lo dico io perché tu non lo puoi dire: la Tirreno Adriatico 2023 arriverà con una tappa bellissima, il circuito con arrivo in salita a Tortoreto, e il giorno dopo ripartirà da Morro d'Oro transitando proprio a due passi da qui su queste strade. Non è ufficiale, quindi Luigi non lo può dire, mi prendo la responsabilità e lo dico io. Nicola, come stai? Tutto bene. Grazie anche a te per oggi, Alvaro. Grazie, amico mio, grazie. Noi ci vediamo la prossima settimana per un brindisi di saluti. Intanto grazie ancora a Marta Bastianelli, grazie a voi che ci avete visto in Abruzzo con naturalmente Rete 8 Strade d'Abruzzo e gli amici che ci vedono in tutta Italia con Bike Channel. Ci vediamo per i saluti la prossima settimana. Un saluto con Donatello Ricci dalle Strade d'Abruzzo.